mi sono candidato, non pensavo appunto di candidarmi a questa carica di elettore, ma in relazione agli eventi e soprattutto per una valutazione autonoma di una carriera accademica che ritengo lineare e congruente con la carica che andiamo ad eleggere. Ho avuto tantissimo dall'università, ritengo di avere anche dato il mio apporto per la costruzione di questo ateneo negli ultimi 30 anni, da quando sono all'università. Sono stato presidente di corso di laurea nel 1997, poi ho ricoperto la carica di preside dal 2002 al 2008, presidente della conferenza italiana dei presidi dal 2005 al 2008, sono stato 2 anni direttore generale alla regione siciliana, al dipartimento agricoltura e a interim al dipartimento della pesca, dove ho acquisito competenze di tipo amministrativo e gestionale importanza formativa per quanto mi riguarda, sono molto soddisfatto di quell'esperienza perché ho realizzato, ho visto un altro mondo, i contatti dell'esterno, ma anche la gestione del personale, di 2 grandi strutture. Infine quando sono arrivato all'università ho fatto parte prima del gruppo di valutazione e negli ultimi 2 anni e mezzo sono presidente del gruppo. Prendo infatti le mosse da quando diceva poco fa Salvo Pallagallo in ordine alla necessità di riaccreditarci presso l'opinione pubblica e riaccreditarci presso il nostro territorio, che è il problema più urgente che abbiamo in questo momento. Tutti noi, personale docente, personale amministrativo che lavoriamo in questa università che ci abbiamo dato la vita, e anche il problema dei nostri studenti, i quali lavorano, studiano in questa università, si laureeranno con noi e che inevitabilmente non dovranno avere un titolo di studio discreditato rispetto ai colleghi studenti di altre università. Il recupero dell'immagine è il nostro impegno, e il nostro impegno anche in termini immediati. Io penso, e lo vado dicendo anche in questi giorni ad alcuni colleghi, che una università forte possa richiedere che anche l'inchiesta giudiziaria e il processo penale si svolgano in tempi rapidi. È evidente che quello che cui abbiamo assistito è un'onda per niente fisiologica che è intervenuta a ledere le fondamenta dell'immagine, della visibilità di un ateneo dalla tradizione secolare. Quindi diventa obbligatorio e prioritario fare uno stato di orgoglio, una profonda autocosciente critica per fare il proprio meglio al fine di recuperare la necessaria credibilità e stabilità del nostro ateneo. E questo non può non avvenire che attraverso il reclutamento delle energie migliori che sono presenti nel nostro ateneo, al fine di improntare un'azione di recupero e di rilancio del prestigio della nostra università, non può non coinvolgere l'ambito culturale, l'ambito etico, oltre che gestionale ed amministrativo. E ovviamente c'è subito da pensare che c'è una società che ci guarda in questo momento con un occhio molto sereno, che attende delle risposte convincenti. Ecco perché quando dico che c'è bisogno veramente di un cambiamento, lo dico 3 volte. Il cuore del mio progetto è il benessere di tutti. Nessun programma, nessun progetto di governo, di sistema può prescindere da questo. È proprio il benessere di tutti, tutte le componenti dell'università che può assicurare un cambiamento. Un cambiamento che deve essere sostenibile nel tempo.
perché altrimenti il cambiamento che a me è accompagnato da e sposato da tutto l'Ateneo è chiaramente un cambiamento che porterà a un fallimento. Breve. Questo è il momento storico in cui noi possiamo veramente attuare un cambiamento profondo della nostra istituzione. Quindi benessere, e perché benessere significa anche qualità, il benessere di tutte le componenti dell'Ateneo, degli studenti, personale tecnico amministrativo, i docenti. Benessere porta qualità, perché altrimenti è chiaro che chi vive male la vita nell'Ateneo non può esprimersi al massimo. E qui apriamo chiaramente un discorso molto centrale al futuro di tutto il sistema universitario italiano, il precariato. Grazie Decano, grazie per essere qui, colleghe, colleghi, amici e amiche del personale tecnico amministrativo, studentesse, studenti. Credo che per chiunque voglia candidarsi alla carica di rettore di questo Ateneo, la prima cosa innanzitutto è presentarsi. Con molti di voi ci conosciamo, ma è bene conoscersi meglio. Perché non basta il programma, la cosa importante è la propria storia. E allora brevemente fatemi dire di me. Ho 57 anni, 2 figli e sono innanzitutto un ricercatore. Ho veramente dedicato la mia vita alla ricerca scientifica e alla scienza. E in questi anni poi ho dedicato anche parte dei miei sforzi alla gestione, tanto a livello internazionale quanto a livello nazionale e locale. Sono stato presidente della European Materials Research Society a Strasburgo per diversi anni e sono nei panel dello European Research Council a Bruxelles, giusto per fare 2 esempi. E per quello che riguarda a livello locale, ho fondato e sono stato il primo direttore di un centro di ricerca sulle nanotecnologie, MATIS, del quale sono stato direttore per 10 anni e che ha moltissimi dipendenti.